Ma da foto, quindi dopo posso andare a vedere. Della vita certo. Ci ho parlato. Ma ci hanno già parlato. Fiore, cioè, ti capito, quando apriremo la sede dopo il nome di Fiore, ci sarà? Io non ho l'inaugurazione, cucina vecchia, c'è in pensione pure io. Dice Fiore, ma quando... Ma non sai che questa situazione qui, vuoi che non c'è uno, vuoi che non c'è uno? Comandante, comandante, signora, tu è Paolo, e Paolo è il seriale. Al quarto che mi ha parlato, ma devi dire che io faccio così, parto del mio. Come no? Sono Silvia Chiavoni della Wiltech. Chiavoni della Wiltech, faccio parte della GAO Operation di Matelica. E in questo giorno ci troviamo qui perché mi sembrava giusto manifestare, in quanto viste le dure lotte che hanno fatto i nostri predecessori, padri, nonni o chi sia, per ottenere dei diritti giusti per i lavoratori, arrivare nel 2016 e sentirsi dire vogliamo ritoccare le ferie, vogliamo ritoccare leggi acquisite con dure lotte, mi sembra veramente un'esagerazione. Quindi duri, lottiamo insieme, qualche cosa cercheremo di ottenere. Bravissima. Benissimo. Sei bravissima, adesso ti faccio parlare anche la non t'azzardà che te meno. Allora. Vai. Allora, buongiorno a tutti. Oggi siamo qui per manifestare il dissenso, il nostro dissenso per la rottura del tavolo. Scusami Marco, no, abbi pazienza, ma c'ho proprio il sole, te vedo tutto nero. Ecco, è meglio, così. Meglio. Vai. Buongiorno, siamo qui questa mattina per manifestare il nostro dissenso per la rottura del tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale del tessile, abbigliamento, moda, industria. È uno sciopero che si è organizzato per 8 ore a livello nazionale dalle nostre segreterie di categoria, Filctem CGL, Femca CISL e Wiltech WIL. È uno demandato all'organizzazione regionale e siamo qui in questo posto, magari non un posto bellissimo, anzi, però un posto simbolico, perché siamo di fronte alla Confindustria, che sono quelli che stanno dall'altra parte del tavolo e sono quelli che ci hanno costretto a abbandonare il tavolo, perché non possiamo assolutamente firmare un contratto senza sapere
sapere quali sono gli aumenti preventivi, lo dovremmo fare ex post, a posteriori, e la cosa non è possibile. E soprattutto non possiamo tornare indietro e togliere i diritti acquisiti e soprattutto anche il salario. Parliamo di un settore che negli anni del 80-90 era un settore di particolare rilievo in questa regione, il manufatturiero del tessile aveva un suo ruolo ben preciso, la crisi l'ha messo a durissima prova, ha avuto una crisi importante e adesso parliamo anche appunto di un'ulteriore difficoltà per questi lavoratori. Sì, la crisi ci ha toccato tutto il settore in maniera drastica. Molte imprese non ci sono più e quelle che ci sono stanno soffrendo perché il mercato del lavoro è completamente cambiato, si vuole tutto subito e quindi non si riescono nemmeno a fare delle programmazioni, ma proprio per questo noi vorremmo un contratto che sia flessibile, agibile, leggero, ma allo stesso tempo usufruibile dalle lavoratrici, ma anche dalle stesse imprese che hanno la possibilità con un contratto moderno di modellare e di, a secondo le esigenze, soprattutto di venire incontro a quei picchi stagionali che ci sono e quei momenti di calma piatta. E noi l'abbiamo sempre fatto, ad ogni rinnovo contrattuale siamo sempre riusciti a fare qualcosa di meglio. Adesso non possiamo rinnovare un contratto senza migliorarlo, non possiamo rinnovare un contratto facendo un passo indietro. La parte di questo è la parte di questo.